Mi scusi, signore, le vorrei far notare che nei locali chiusi è vietato fumare. Lo so benissimo. La può spegnere, per favore? No, non penso che lo farò. Il fumo passivo fa male a tutti i clienti. Il fumo passivo non fa male a nessuno. Questo non è vero. Mai sentito parlare di Colliner? Chi sarebbe? Niente, solo un premio Nobel che fa studi sul fumo da tutta una vita. E quindi? Colliner ha scoperto che il fumo passa per la pleura e non intacca i bronchioli, in quanto le nanoparticelle di PM10 subiscono radiazioni quantistiche dall'osso ioide. Questa, tutta l'area di essere, mi scusi se mi permetto, un'enorme Certo, continui pure a leggere i giornali. Le chiedo gentilmente di spegnere la sigaretta. E chi mi costringe? C'è una legge dello Stato. Lo Stato non può obbligarmi a non fumare. L'articolo 13 della Costituzione dice che sono libero. Qui dentro non può fumare. Beh, l'articolo 16 della Costituzione dice che ogni cittadino può circolare ovunque. Nessuno le vieta di fumare o di andare in giro. È solo vietato fumare nei locali chiusi. Aspetti, aspetti, vediamo se ho capito bene come stanno le cose. Lo Stato non mi vieta di fumare, ma se fumo non posso andare nei locali chiusi? Esatto. Wow, siamo già arrivati a questo. A cosa? I fumatori segregati come gli ebrei col nazismo. Leggi per punire chi non segue il pensiero unico. Quale pensiero unico? Vogliamo fumare e ci togliete la libertà. No, è che non può fare quello che vuole ai danni di altre persone. Le ho già detto che il fumo passivo non danneggia nessuno, ci sono degli studi. La comunità scientifica dice il contrario. Certo, è pagata dai produttori di sigarette elettroniche. Non si può corrompere un intero sistema scientifico. Fallo dire a Hitler. E non si può credere ancora alla storiella del genio incompreso. Fallo dire ad Einstein. Siamo nel 2021 e i dati sono pubblici. Senta, io rispetto la sua idea di scienza, lei però rispetti la mia. Ma la scienza non è un'opinione. Ci risiamo con la vostra arroganza. Gli aerei non volano se li fai in un altro modo. Siete così chiusi e arroganti. E la medicina deve passare esami precisi. Possibile che non vi venga mai nessun dubbio? Possibile che i dubbi le vengano solo verso i sistemi complessi? Mentre uno scienziato rinnegato da tutti e sostenuto prevalentemente da persone con la terza media che non sanno scrivere in italiano, non le desti nessun sospetto? Ho capito che non saremo mai d'accordo. Chiedevo solo un po' di rispetto e che mi venga lasciata la libertà di fare tutto quello che voglio e chiedere troppo? Ora se vuole scusarmi me ne torno a casa, sempre che lo Stato non mi tolga anche la libertà di guidare dopo 10 gin tonic. Beh, veramente... Ah, quel maledetto barista deve aver messo qualcosa nel mio alcol. Siamo proprio come in 1984 di George Orwell.